Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca con la maxi truffa ai danni dell'ASL Napoli 3 Sud sugli appalti. Gli introiti avrebbero favorito il clan dei Casalesi. E due arresti a Napoli da parte dei carabinieri nei confronti di due rapinatori che agivano travestendosi da operatori della nettezza urbana. Paura invece al casello autostradale di Torre del Greco, dove questa mattina un'auto ha preso fuoco. Fortunatamente nessun ferito. Passiamo ora all'emergenza sanitaria con i dati rassicuranti del weekend nel Vesuviano. Solo 3 i contagi a Torre del Greco. E invece emergenza rifiuti, come ogni lunedì mattina per le strade di Torre del Greco, che sono ancora invase dai sacchetti. In conclusione, l'evento di ieri al porto per sensibilizzare i più piccoli alla tutela del mare. Questo ed altro nei nostri servizi. La Guardia di Finanza di Lucca ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, nei confronti di un imprenditore 45enne originario di Caserta, residente in provincia di Lucca, al quale erano già stati sottoposti a sequestro beni immobiliari e mobiliari, nonché compagini societarie per un valore di circa 750.000 euro. L'attività prende spunto dall'operazione Ghost Tender condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca, che nel marzo 2018, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, aveva portato ai primi sequestri di beni, all'arresto di 5 persone tra la Toscana e la Campania e alla denuncia a piede libero di ulteriori responsabili in quanto appartenenti ai fiancheggiatori di un'associazione a delinquere operativa dal luglio 2013 nella provincia di Lucca e vicina ad un clan camorristico Casalesi, fazione Zagaria, radicato nel Casertano, dedita all'illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi pubbliche forniture e al riciclaggio. Nell'ambito delle indagini era stato individuato un gruppo criminale che ruotava attorno agli imprenditori edili residenti in provincia di Lucca e Caserta, i quali, utilizzando prestanome e società compiacenti, molte delle quali api e chiudi, si aggiudicavano decine di appalti dell'ASL Napoli 3 Sud per milioni di euro in relazione a commesse per lavori edili banditi con importi inferiori ai valori soglia, al di sopra dei quali sarebbe prevista la procedura ordinaria di affidamento. A tale scopo, il sodalizio aveva stabilito rapporti corruttivi con un dirigente della predetta ASL, il quale non solo aveva aggiudicato l'appalto in violazione alle norme di trasparenza, correttezza e imparzialità, ma aveva addirittura consentito al sodalizio di conseguirne il pagamento pur in assenza di qualsivoglia esecuzione dei lavori. In questo modo le imprese riconducibili al gruppo criminale erano risultate a turno aggiudicatarie di numerosi appalti per lavori falsamente attestati come avvenuti, ma di fatto in gran parte non eseguiti. Il procedimento penale relativo ai fatti finora esposti vede attualmente in corso di svolgimento la fase dell'udienza preliminare. Le indagini patrimoniali hanno evidenziato la pericolosità del soggetto sottoposto alle indagini, in quanto ritenuto indiziato sia dei reati commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei Casalesi, fazione Michele Zagaria, che di trarre i propri mezzi di sostentamento da delitti a sfondo patrimoniale. Nel contempo è stata appurata la sproporzione del patrimonio disponibile rispetto al proprio reddito, in relazione al periodo temporale di riferimento. Il loro turno di lavoro iniziava molto presto, con le prime luci dell'alba, indossavano una tuta da lavoro, quella della nettezza urbana comunale, e insieme raggiungevano il centro di Napoli a bordo di uno scooter. Come strumenti di lavoro però non portavano le tradizionali scopa e paletta, ma una piccola pistola a salve senza tappo rosso. E non serviva per difendersi, ma per rapinare di primo mattino le persone che escono per andare a lavorare. Segnalazioni e denunce di rapine commesse da due persone vestite come netturbini ne sono arrivate molte. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno così raccolto tutte le informazioni necessarie e pianificato servizi di osservazione e pedinamento. Dislocati per ora in più punti del centro città, in auto e a piedi, nella Pigna Secca, nel Cavone e nei quartieri spagnoli, i militari della compagnia Centro hanno individuato due persone sospette a bordo di un grosso scooter. Indossavano il casco ed entrambi vestivano la tradizionale tuta da lavoro della nettezza urbana di Napoli, completa di logo, bande catarifrangenti e cappellino. I carabinieri li hanno seguiti fino ad incrociarli in salita Ponte Corvo nel cuore del quartiere Avvocata. Gli hanno tagliato la strada e intimato l'alt.
Chi era alla guida è fuggito, mentre il passeggero, Angelo Belladonna, 41enne del quartiere Borgo Loreto, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato. In tasca nascondeva una pistola piccola, argentata, senza tappo rosso e con l'impugnatura avvolta nel nastro isolante. Aveva con sé molto denaro, circa 300 euro. È stato così accompagnato in caserma ed è lì che i carabinieri hanno scoperto che poco prima un tassista napoletano era stato rapinato da due persone la cui descrizione combaciava perfettamente con i due finti dei turbini. Gli erano stati portati via 60 euro, denaro che avrebbe utilizzato per dare il resto ai clienti della giornata appena iniziata. Belladonna, oltre al denaro e alla pistola, aveva con sé diversi cellulari e uno di questi, hanno accertato i militari, è risultato essere di proprietà di un barista del centro, anche gli rapinato poco prima da due netturbini armati. Il 41enne è così finito in manette per rapina aggravata e ricettazione. Il veicolo sul quale viaggiava insieme al complice, infatti, è risultato essere oggetto di un furto commesso il 19 maggio scorso. Continuano le indagini per l'identificazione del secondo rapinatore e per verificare se le decine di rapine commesse in questo periodo con il medesimo modus operandi siano attribuibili ai due spazzini. Attimi di paura stamattina al casello autostradale di Torre del Greco. In una delle due corsie riservate ai clienti Telepass, infatti, un'auto è andata in fiamme. Si tratta di una Fiat Punto Bianca di più di 20 anni. Il fuoco ha completamente avvolto la parte anteriore della vettura e invaso l'interno. Il fumo nero ha raggiunto e coperto tutte le corsie del casello. Tanta la paura tra gli altri automobilisti presenti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente del veicolo è infatti riuscito ad uscire dalla portiera prima che le fiamme lo raggiungessero. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed evitato danni alle strutture presenti. Non è ancora chiara l'origine delle fiamme, ma presumibilmente potrebbe essersi trattato di un guasto al motore. Al momento tutto sembra essere rientrato e la circolazione autostradale è tornata regolare intorno alle 10 di questa mattina. Dati rassicuranti da Torre del Greco dopo il primo weekend di riaperture. Fra sabato e domenica sono stati soltanto 3 i cittadini risultati positivi al Covid. Questi numeri così bassi però possono dipendere anche dal minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Non è stata invece registrata nessuna nuova guarigione. Sono 110 i torresi tuttora positivi, di cui 15 ospedalizzati. A Torre Annunziata sono 5 nuovi casi di contagio da Covid nelle ultime 72 ore, a fronte di 292 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,71%. Al contempo si registrano anche 14 guarigioni. Sono 46 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 15.943. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 4.580, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 11.363. La percentuale è pari al 27%. Nella giornata di ieri i centri vaccinali sono rimasti chiusi in tutta la provincia di Napoli, in attesa dell'arrivo delle nuove dosi, visto che le scorte si sono esaurite. Molto hanno contribuito i vari eventi volti a vaccinare la maggior parte della popolazione in pochi giorni. Successo per la notte dei vaccini, ad esempio, indetta all'ASL Napoli 3 Sud fra sabato e domenica. Tantissimi gli over 30 che hanno potuto ricevere la prima dose, con un afflusso regolare e privo di assembramenti e disordini. I centri vaccinali riprenderanno già da domani con l'apertura di tutti gli hub. Entro 48 ore, infatti, ripartirà la fornitura alla Campania delle dosi con la consegna di 40.000 vaccini AstraZeneca e una consegna di Moderna. Mentre mercoledì saranno portate a Napoli 218.000 dosi di Pfizer da distribuire a tutte le ASL della regione. Altro inizio settimana sul fronte rifiuti a Torre del Greco. Come tutte le settimane, vi documentiamo lo stato in cui versano le strade del centro delle aree limitrofe. Seppur visibili lievi miglioramenti rispetto alle scorse settimane, non mancano i disagi ed i cumuli di spazzatura che fuoriescono dai cassonetti. In particolare, ciò che può saltare all'occhio, soprattutto nelle aree periferiche della città, è la grande quantità di rifiuti ingombranti. Dalle nostre immagini è possibile notare come alcuni rifiuti già protagonisti di un nostro servizio nelle scorse settimane sono ad oggi ancora in strada. Rifiuti ingombranti che nei giorni si sono arricchiti di altre parti di mobilio e diverso scarto di materiale edile.
Non mancano i rifiuti neanche nei pressi del palazzo cittadino. Largo del plebiscito, infatti, si presenta con sacchetti conferiti giorni fa e mai ritirati, oltre all'immancabile materiale edile posizionato proprio a pochi metri dai cancelli della sede comunale. Gli elettrodomestici sono accatastati nei punti più inaspettati della città, dove magari non vengono neanche conferiti rifiuti ordinari. Chiaro segno che qualcuno li abbia abbandonati volutamente in angoli nascosti. Un problema che resta quindi principale a Torre del Greco, che al di là dei disagi resta comunque invasa dai rifiuti, con la concreta necessità di educare i cittadini al giusto conferimento. Proseguono le attività dedicate al mare e alla sensibilizzazione della risorsa marina promosse dall'amministrazione comunale di Torre del Greco. Dopo le iniziative realizzate in occasione della Giornata del Mare lo scorso 11 aprile, ieri mattinata dedicata ad attività didattiche di sensibilizzazione dei più piccoli, con la partecipazione di una delegazione di alunni dell'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco. Sospesa invece la pulizia dei fondali marini, prevista in località Il Cavaliere, per dare supporto logistico alle operazioni di ricerca del sub disperso. Il corpo senza vita del 53enne di Ercolano è stato purtroppo rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri dalla Guardia Costiera. Ai microfoni di TV City l'assessore a ramo Anna Rita Ottaviano, il comandante della Capitaneria di Porto, Vittorio Giovannone e le associazioni del territorio che hanno partecipato all'evento. Le prime attività che sono iniziate ad aprile continuano ancora oggi. Per quanto riguarda invece la pulizia dei fondali, è stata rimandata per un'emergenza che si è presentata. Sulla località La Scala continuano le attività con le associazioni che in collaborazione praticamente con le istituzioni del territorio sono dedicate per questa attività di sensibilizzazione e comunicazione del nostro mare. Questa manifestazione di oggi rappresenta la prosecuzione ideale della giornata del mare che si è tenuta nello scorso mese di aprile. E la nostra presenza è una ulteriore dimostrazione di come il corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera sia ritornamente impegnato in quello che è uno dei nostri principali obiettivi istituzionali, quello sia la tutela del mare e delle risorse marine. Uno dei compiti essenziali del corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera è proprio quello di tutelare le risorse del mare, quindi queste manifestazioni per noi rappresentano non soltanto un momento simbolico, ma rappresentano la testimonianza concreta e costante del nostro impegno giornaliero per la tutela delle risorse ittiche e del mare. Noi ragazzi dell'Associazione Prima Aurora abbiamo partecipato all'evento Difesa del Mare per promuovere e coinvolgere i bambini alla tutela di questo bene. Ci occupiamo in generale anche di altre zone come il Vesuvio e abbiamo deciso di partecipare anche per tutelare il nostro mare, per far vedere ai bambini cosa bisogna fare, farli cercare di entrare in una nuova gestione di tutela. Siamo stati invitati da Prima Aurora, Lega Navale e tantissime altre associazioni, abbiamo aderito subito, in particolare perché erano presenti i ragazzi, i giovani. E con i ragazzi abbiamo svolto delle attività riguardanti il mare e la plastica e soprattutto un nuovo rifiuto, un nuovo per modo di dire, perché sono almeno 6 anni che è presente massicciamente sulle coste campane, in particolare nella zona flegrea e di Napoli, e nei mari. Ed è questo oggetto, questo si chiama Resta, è un retino, una calza di rete che viene utilizzata per l'allevamento delle cozze, per i mitili. Viene appunto appesa delle boe e la semente della cozza cresce, diciamo, liberamente all'interno del mare. Quando le cozze sono mature viene issata a bordo dei pescherecci, scusate, viene tagliato la resta e viene utilizzato e vengono recuperate le cozze. Queste dovrebbero essere conferite a terra perché sono un polipropilene, un materiale plastico che può essere diciamo recuperato, ma in realtà finisce sempre più spesso nei nostri mari, viene buttato nei nostri mari e lo ritroviamo sulle spiagge. Questo tipo di plastica rimasta in mare è dannosa per gli organismi e gli animali marini,
in particolare per il coralligeno, per i coralli, perché si innesta sui rami e li soffoca. Ed è anche pericolosa quando arriva a terra perché si secca, si sminuzza e diventa microplastica. Con altre associazioni, tra le quali WWF, NCET, Let's Do It, facciamo parte di un comitato di associazioni che fa referenza alla Gaiola a Napoli, l'area marina protetta di Posillipo, con la quale abbiamo iniziato un progetto di citizen science, cioè il cittadino diventa il ricercatore, per cui se vi capitasse di trovarle, di vederle sulle spiagge o in mare, recuperatele, conferitele nel bidone di rifiuti, ma geolocalizzatele, cioè inviate una geolocalizzazione con Google Maps, per esempio, ad arrestalereste@gmail.com. Ci ripromettiamo quanto prima, ovviamente, di documentare o anche le altre scuole assenti di questa documentazione, per fare in modo che questo diventi un format didattico da poter essere praticamente utilizzato nelle fasi successive. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.